Il Centro Allende ospita una mostra antologica del pittore spezzino Walter Coggio, che ripercorre più di 40 anni di attività. La mostra si intitola semplicemente Pittura perché è soprattutto colore, un colore che racconta e si fa forma, si fa storia da solo, prende il suo spazio nel mondo e ognuno può leggerci dentro qualcosa di se stesso. La mostra è divisa in due sezioni. Una è una breve antologica, si parta addirittura con delle opere del 60-65, c'è poche cose, insomma, ovviamente. E questa invece è tutta sono tutte opere recenti, sono un pretesto per dipingere, un pretesto per stendere colore in un modo tale da creare emozioni. A creare emozioni, non cose, non soggetti. Incidentalmente direi che alle volte un colore prende l'aspetto di un violino, prende l'aspetto di una figura o di un'altra cosa. Marzia Ratti, direttore dell'Istituzione per i Servizi Culturali e curatrice della mostra, fa notare che lavorando per stesure materiche sovrapposte, l'artista crea degli effetti percettivi di dinamismo, che spostano l'attenzione sulle singole parti della superficie dipinta, quasi a trasferire alla pennellata una sorta di autonomia comunicativa. È il colore che parla, che trova ritmo e armonia, modulandosi quasi da solo sulla tela. L'espressionismo lirico degli anni 90 ritrova la forza libera del colore fino alla nuova dimensione, con il recupero della figura in perenne movimento. Si può arrivare a questi concetti solamente quando si è praticato e lungamente si è curato l'aspetto figurativo. Tutti i grandi astratti sono stati grandi figurativi. La mostra rimarrà aperta al Centro Allende fino al 16 gennaio 2010, da martedì a sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 16 alle 19.